Adesso vediamo in una rapida carrellata gli antenati degli antenati. Cominciamo quindi dicendo che tra i più antichi dell'ordine dei primates c'è Archicebus Achilles, 55 milioni di anni fa. Esso dimostra che il momento di separazione tra la linea che ha condotto ai primati tarsiformi e a quella degli antropoidi è più antica di quanto si pensasse. Archicebus è un fossile cinese. In Montana poi vi sono tre denti e frammenti di cranio appartenenti a Purgatorius, dell'ordine dei Plesiadi ad Apiformi, vissuto tra 64 e 45 milioni di anni fa. I Plesiadi ad Apiformi probabilmente erano primati e arcaici. Poi abbiamo Alti Atlasius del Paleocene, 57 milioni di anni fa, del Marocco, il quale potrebbe anche lui essere un plesiadapiforme. Finalmente arriviamo ad Egyptio Pithecus Zeuxis, dei giacimenti di El Fayum in Marocco, 33 milioni di anni fa, è vissuto prima che le scimmie antropomorfe si differenziassero dalle altre scimmie. Il loro antenato comune doveva comunque somigliare ad Egyptiopithecus, il quale è chiaramente un catarrino. La separazione tra antropoidi ed ominoidi avvenne 31 milioni di anni fa. Egyptiopithecus quindi è una via di mezzo tra proscimmie ed antropoidi. Saladanius, che vediamo qui, è più giovane della divisione tra cercopitecoidi e ominoidi e risale a circa 28 milioni di anni fa. Esso, a differenza di Egyptiopithecus, ha l'ectotimpano che va dall'orecchio esterno all'orecchio medio ed occupa l'intervallo temporale tra Egyptiopithecus e le prime potenziali antropomorfe. Camoiapithecus del Kenya, 26 milioni di anni fa nell'Oligocene, è probabilmente la prima scimmia umanoide. Quindi arriviamo al Proconsul, 25-23 milioni di anni fa, che è un ottimo esempio di categoria tassonomica intermedia tra i primati più primitivi, simile alle scimmie, e le scimmie antropomorfe più moderne. Una grande varietà di antropomorfe fossile si è sviluppata tra 20 e 17 milioni di anni fa. Adesso passiamo al Afropithecus, che visse 17 e 5-17 milioni di anni fa, prima antropomorfa trovata in diversi siti. Ha la faccia allungata, grande spazio tra le orbite, un diastema evidente, è l'ultimo antenato comune di scimmie del vecchio mondo ed antropomorfe. I molari di Afropithecus hanno smalto un po' più spesso di quelli del proconsul. Canini simili a zanne, zigomi sporgenti e potente apparato masticatorio. Quindi arriviamo a Kenyapithecus. Vediamo qui il frammento mascellare sinistro di Kenyapithecus vicheri. Il Kenyapithecus di Forte Ternan in Kenya, scoperto nel 1961, ha 13,5 milioni di anni fa e smalto spesso. Quindi praticamente arriviamo alle driopitecine, che sono ominine arrivate in Europa, le driopitecine, arrivate in Europa tra 13 e 12 milioni di anni fa. Adesso vediamo una mandibola di Driopithecus fontani, con molari e premolari, miocene superiore della Francia, e
vero. E quindi successivamente Danuvius, 11,6 milioni di anni fa, ultimo antenato comune in Europa tra grandi scimmie ed umani, Grecopithecus fra i bergi di Pyrgos in Grecia, 7,2 milioni di anni fa. Gli ominidi corona forse hanno avuto origine in Europa. Circa 13 milioni di anni fa, i reperti fossili africani si prosciugarono quasi completamente, mentre le antropomorfe miocieniche aumentarono in Eurasia, dove perdurarono fino a 7 milioni di anni fa. Gli ominidi ceppo sono passati in Europa e qui si sono evoluti in ominidi corona.